Buongiorno a tutti, io mi chiamo Don Andrea Andretto, sono consigliere nazionale FIDAE, sono delegato provinciale della FIDAE per la provincia di Brescia e mi occupo di animazione pastorale della scuola diocesana, l'Istituto Cesare Ricci, sono insegnante di religione e sono anche insegnante di religione presso una scuola statale. Noi abbiamo dovuto attivarci da subito per la didattica a distanza perché la nostra provincia, la nostra città è stata una delle città più provate dall'esperienza del coronavirus. E cosa ha voluto dire per noi fare didattica a distanza? Ha voluto prima di tutto dire mantenere viva una relazione con i nostri allievi. Non ci siamo accontentati da subito, sia per il liceo che per le medie che per le elementari, di mandare dei materiali. Abbiamo cercato prima di tutto una piattaforma che ci permettesse di mantenere vivo il contatto, di poter interloquire. E questo potrebbe sembrare semplicemente una cosa banale o scontata, ma non lo è. Per noi fare educazione non è travasare dei contenuti. Avremmo potuto mandare tranquillamente delle video registrate o semplicemente dei compiti. Per noi fare educazione significa relazioni autorevoli, delle relazioni che possano dirsi autentiche, entro le quali poi aiutare i propri allievi a imparare. Di questa esperienza mi preme mettere in evidenza alcuni aspetti. La prima è quella dei contenuti didattici disciplinari. Noi ci siamo dovuti interrogare e tutta la comunità educante su quali fossero i contenuti essenziali, su quali fossero i nuclei essenziali delle nostre discipline da poter così condividere con i nostri allievi. E questo, allora, questa esperienza prima di tutto ha aiutato anche noi a ripensare il nostro modo di fare didattica e quali sono i contenuti fondamentali nella disciplina, i contenuti irrinunciabili. Ci ha anche poi aiutato a metterci in gioco per essere vicino soprattutto alle persone più fragili, ma anche a differenziare, a cercare di capire come poter aiutare quelli che in realtà possono dare di più. Quindi questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, è un aspetto al quale sono particolarmente sensibile, è proprio l'accompagnamento delle persone. E vorrei citare una buona pratica del nostro istituto. Il nostro istituto ha un gruppo di ragazzi che si trova abitualmente anche fuori da scuola per fare delle esperienze di crescita spirituale e umana e anche per condividere dei tempi ludici. E questo tempo della didattica a distanza non ha fatto venire meno questa esperienza. Tutte le sere noi ci siamo trovati allargando il nostro gruppo, anche i ragazzi dell'elementare e delle medie, a pregare il rosario per chiedere la fine della pandemia. Insieme a questo, ogni sabato sera abbiamo cercato di trovare dei giochi a distanza che ci permettessero di stare insieme e di condividere le esperienze, ma anche di raccontarci, di dirci le ansie, le paure e anche gli aspetti di maturazione. A me è capitato parecchie volte di vedere i miei allievi maturare, diventare un po' più grandi rispetto a quanto già non lo fossero nell'esperienza della didattica in presenza. Ci viene poi detto che il prossimo anno sarà un anno molto particolare, anche questo, perché probabilmente ci troveremo a fare dei momenti di stop and go, di momenti nei quali ci troveremo in presenza e momenti in quali dovremo, diciamo così, integrare la didattica a distanza. Come penso il prossimo anno? Lo penso alla luce dello slogan che la FIDAE si è data e nel quale credo personalmente molto anche io. Vogliamo fare scuola. Questo slogan è sintetico dell'esperienza che abbiamo fatto nei mesi scorsi. La scuola per l'Italia, oserei dire proprio per l'Italia intera, è stato l'elemento che ha aiutato e ha fatto compagnia ai nostri ragazzi. Li ha fatti aiutare grandi, li ha aiutati a diventare grandi. Ma una compagnia educativa, non una compagnia per semplicemente per passare il tempo, una compagnia attraverso le quali, anche attraverso la spiegazione delle discipline, penso in modo particolare a quelle umanistiche, abbiamo dato degli input per leggere il tempo presente, per non fuggire dalla realtà con la quale noi ci misuravamo, che era la realtà di una società provata dalla malattia e dalla morte. C'è un ulteriore aspetto che vorrei mettere in evidenza del nostro vogliamo fare scuola.
Vogliamo fare scuola significa dire non ci arrendiamo al fatto che ci potrebbero essere situazioni nuove e contesti nuovi nel quale noi dobbiamo educare. Integrare didattica e presenza è possibile. È possibile a partire da che cosa? Io direi così. Nel 2019 FIDAE si è fatta promotrice di un interessantissimo progetto che ha coinvolto veramente tutto il mondo e ha ricevuto il plauso anche del Papa Francesco. È il progetto Io Posso, che è un progetto legato fondamentalmente alla sua enciclica, l'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, sulla cura della casa comune. Dire Io Posso significa dire ci sono delle potenzialità che noi possiamo tirar fuori e possiamo raggiungere. E noi possiamo perché siamo capaci, a me piace dire così, di immaginare e di non arrenderci di fronte alle situazioni, ma le situazioni ci possono aiutare a ripensarci e a trovare strategie nuove per fare scuola. E allora il nostro progetto Vogliamo fare scuola significa dire, bene, abbiamo un'estate per immaginare e per trovare situazioni concrete per offrire ai nostri ragazzi delle opportunità per crescere. Perché noi vogliamo fare scuola? Perché siamo convinti che la scuola possa aiutare il cammino di ogni uomo a trovare la verità. E noi vogliamo fare scuola semplicemente per questo, perché partiamo tutti dalla passione per il Vangelo, e il Vangelo di Gesù è il Vangelo della prossimità con ogni fratello, con ogni sorella, piccolo, debole, povero, indifeso, ma anche con il fratello e la sorella che ha già fatto qualche passo in più per camminare insieme, per darci la mano e camminare verso la verità, che è il trovare in fin dei conti il senso per l'esistenza di ognuno di noi.